Una mobilitazione imponente che paralizzerà completamente una parte rilevante della città di Battipaglia. Fuori dalle abitazioni, il prima possibile, in un raggio di 1600 metri dal ritrovamento dell'ordigno bellico, una bomba di aereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale, niente acqua, né luce, né gas, nemmeno internet e telefonia fissa. Fermi, autostrada e linee ferroviarie, il tutto per una domenica, quella dell'8 settembre 2019, in una data che tra l'altro storicamente è già legata alla Seconda Guerra Mondiale. La Prefettura di Salerno in una conferenza stampa questa mattina ha illustrato i dettagli delle operazioni di disinnesco che di fatto partiranno domani con l'evacuazione dell'ospedale Santa Maria della Speranza che rientra nel raggio d'azione dell'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale e dunque a partire dal prossimo 28 agosto l'ospedale inizierà l'attività di dimissione dei propri pazienti che dovrà essere completata entro il 4 settembre. Stop anche alle attività di pronto soccorso. Il personale medico e paramedico dal 5 all'8 settembre sarà invece impiegato presso l'ospedale di Eboli dove verranno smistati una parte dei pazienti. Pertanto per la prima volta dall'apertura dell'ospedale lo stesso resterà chiuso per 4 giorni. Per tutti gli altri parliamo di una popolazione di 36.000 persone su residenti 50.000, il D-Day è appunto domenica 8 settembre. Al lavoro gli artificieri dell'esercito italiano 21 Reggimento Guastatori di Caserta, la Prefettura di Salerno, d'intesa con il Genio Militare, coordinerà la gestione attraverso il Centro di Coordinamento Soccorsi che sarà istituito nell'occasione. Il dispositivo di protezione civile ha richiesto in questi mesi una complessa attività di pianificazione per i diversi profili, l'evacuazione in primo luogo, ma anche assistenza alla popolazione, l'aspetto sanitario, la viabilità stradale e ferroviaria, i servizi essenziali. Tutto sarà sotto la supervisione della Prefettura di Salerno. Le operazioni avranno inizio alle 5 del mattino per agevolare le operazioni da parte dei militari e fare in modo che i cittadini possano rientrare al più presto nelle loro abitazioni. Si prevede che saranno necessarie dalle 8 alle 12 ore. La miglior riuscita dell'operazione è legata però anche ad una partecipazione attiva dei cittadini. I cittadini devono lasciare le case il prima possibile, devono abbandonare l'area il prima possibile in modo tale che le operazioni di lavorazione della bomba, che purtroppo non può essere disinnescata, è una bomba particolare per cui ha bisogno di un lavoro estremamente delicato ed importante da parte del genio di Caserta praticamente. Ecco, prima i cittadini abbandonano le loro case e quindi ci consentono di iniziare il lavoro, prima finisce tutto e quindi a questo punto prima finisce il disagio per tutti quanti. Sono previste più di 500 persone delle forze dell'ordine statuali, quindi parlo di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, in più oltre alcune centinaia di polizie locali che si occuperanno, aiutando anche la Polizia Stradale, chiaramente anche dell'importante viabilità alternativa relativa, è un qualcosa di estremamente complesso. Noi abbiamo preparato delle slide per tutti che avremo sul sito, quindi voi potete consultare. Vedrete quanti enti sono stati coinvolti, alcune decine, quante pianificazioni è stato necessario fare, perché effettivamente è un lavoro estremamente importante e delicato, però eliminare questo pericolo è un interesse pubblico prioritario, primario, per cui noi dobbiamo farlo nel miglior modo possibile e ripeto, con l'aiuto dei cittadini la questione si può risolvere in maniera molto più facile di quanto noi possiamo immaginare.